Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, no, non è il mio compleanno, non sono impazzita, semplicemente oggi è una giornata speciale per la casa perché oggi iniziano a montare la cucina e quindi abbiamo deciso di festeggiare questo piccolo primo traguardo portando la colazione a tutti gli operai. Non vedo l'ora di iniziare a vedere la cucina che si forma all'interno appunto della mia casa. Andiamo subito, gli operai ancora non sono arrivati, quindi, cioè, nel senso, gli operai che lavorano per la ristrutturazione sì, i ragazzi che mi monteranno la cucina ancora no, quindi sarà una sorpresa per loro. Andiamo a portare questo e iniziamo questa nuova giornata. Questa è ufficialmente la mia cucina, ancora da spacchettare e da montare, ma dovrebbe esserci tutto. Intravedo già qualche mobile, qualche cosa. Il ragazzo che monta la cucina mi ha detto che è assolutamente normale che ci possono essere questi problemi, niente di irreparabile, soprattutto grazie alla prontezza, insomma, degli operai. Oggi dovremo scoprire se appunto abbiamo sistemato questo problema. Andiamo a scoprirlo e spero che entro stasera riuscirò a farvi vedere un po' la cucina già tutta sistemata. Andiamo. The next day. Ok, non siamo assolutamente al giorno dopo della clip che avete visto, ma bensì a qualche settimana dopo. Ma sapete com'è quando si affronta una ristrutturazione, soprattutto il montaggio di alcuni mobili come la cucina? A volte le cose non vanno proprio come ci si aspetta, però adesso è tutto pronto, posso farvela vedere finalmente senza adesivi
Essence, è tutta finita e sistemata. Questa è la cucina. Allora, la cucina l'hanno terminata appunto circa una settimana fa. Noi siamo qui in casa da ormai una settimana e a questo punto io direi di farvela vedere subito e tutta per intera, senza dover aspettare il kitchen tour eccetera. Magari quello lo faremo più in là, quando vi mostrerò la dispensa e tutte queste cose qui. Però intanto vi faccio vedere il piano cottura. Il piano cottura è un piano cottura di Elica e si chiama Nikola Tesla Fit. Ecco perché il nome di questo video, ho una Tesla in casa, in realtà è il mio piano cottura che appunto si chiama Tesla Fit, e la particolarità è che ha la cappa integrata. La cappa integrata permette di filtrare gli odori, il vapore o comunque appunto gli odori della cucina all'interno della cappa che è sotto il piano cottura, viene filtrata e poi l'aria, diciamo, che rimane viene poi sparata in casa, ma è un'aria pulita. Infatti non c'è un forte odore di cottura quando lo uso. Lo sto usando ormai da una settimana e devo dire che per il momento, per le cotture che faccio io, mi trovo benissimo, anche perché non è che friggo tutti i giorni o faccio cotture molto particolari, odori molto particolari tutti i giorni. Quindi questo sistema mi permette poi di avere qua tutto libero, la visuale tutta libera, di non aver nulla appunto né sulla mia testa né davanti a me. Questo piano cottura mi piace più che altro perché mi permette davvero di tenere il piano tutto lineare. Come vedete è davvero lineare, quasi è invisibile la cappa. Quando poi lo metto in moto, lo accendo, ecco qui che entra in funzione la cappa e quindi mi aspira tutti gli odori e il vapore. Questo è il mio piano cottura, questa è l'isola. Quindi qui ho messo tre piccoli porta sale, porta zucchero per decorazione. Qui ho il mio lavabo di servizio che uso per scolare la pasta, per pulire le verdure magari da inserire direttamente in padella eccetera, lo trovo davvero molto comodo. E sotto ho il contenitore dell'umido. Qui ho un piano di lavoro, questo è davvero molto utile, appunto mi sarà molto utile soprattutto quando girerò i video. In questo modo avrò la possibilità di parlarvi direttamente così frontale e avere il piano di lavoro qui, il piano cottura, il lavabo, tutto a disposizione. E la chicca che mi sono fatta inserire due prese a scomparsa. In questo modo, se voglio utilizzare un frullatore piuttosto che un altro strumento, lo posso fare, e quando invece non mi serve, ecco qui che scompaiono e posso tranquillamente anche lavorarci su. Quindi questa è la mia isola, il sogno penso di ogni persona, avere un'isola in casa, soprattutto per chi è cresciuto magari con i film americani, con le serie TV americane. L'isola è davvero un sogno e quindi mi piace tantissimo, ed è bello anche cucinare. Ho avuto degli ospiti in casa, è bello poter cucinare e poter parlare direttamente con i nostri ospiti che sono magari seduti al tavolo, o anche fare aperitivo qui sul banco appunto sull'isola. È davvero fenomenale. Mi mancano ancora i due sgabelli che mi arriveranno in questi giorni da Maison du Monde, poi ve li farò vedere. Qui abbiamo la zona frigo fortemente voluto, questo frigo americano, quindi con la doppia porta. Ora non faccio vedere quello che c'è dentro perché ancora è un po' così. E poi giù ho il freezer classico, fine. Un frigo molto semplice, però anche questo molto molto bello. Qui ho la caldaia e qui ho il forno e il microonde. Quindi microonde, forno e frigo sono tutti e tre di Samsung, tutti e tre neri, e in questo modo abbiamo uniformato un po', creato un po' di gioco uniforme in questa area della cucina. Il forno, questa è una chicca, è un dual cook. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho una piastra all'interno del forno che mi permette di dividerlo in due e di poter cucinare anche soltanto con la zona sopra. Questo permette di risparmiare tempo, risparmiare denaro, e se eventualmente si vuole cucinare o riscaldare una semplice teglia o un po' di pane, qualcosa, posso accenderne soltanto metà e non tutto il forno, quindi top. Poi, passando
passando a quest'area, allora questa è un po' un'area di decorativa, perché poi ho talmente tanto spazio che non mi serviva altro spazio, quindi ho potuto fare questa piccola area decorativa che non è ancora finita. Qua ci ho messo un po' di libri di cucina, poi decorerò ancora, poi lo vedremo magari più in là, la piantina. Qui ci ho fatto il mio angolo colazione, quindi con la macchinetta del caffè, questa è la dispensa con tutte le cose della colazione. Qui ho la lavastoviglie, poi ho un altro lavabo che ovviamente è il lavabo principale, dove appunto lavo i piatti e tutte queste cose. Giù ho ancora umido, spazzatura e indifferenziata, carta, plastica, quindi ho tutto quello che mi serve. Qui c'è lo scolapasta, poi lo vedremo più in là nel dettaglio, anzi scrivetevi nei commenti se appunto volete un kitchen tour dettagliato con cosa c'è nella mia dispensa, come mi sono organizzata, eccetera eccetera, scrivetemelo nei commenti. Poi qui ho altra dispensa, altri cassettoni, sono raga piena di cassettoni, sono tutti vuoti tra l'altro perché ancora devo metterci tutto. Qui abbiamo inserito due piccole mensole a vista per richiamare il legno della zona di là decorativa e richiamare anche un po' il legno che c'è in giro per casa, poi lo vedremo nell'home tour. E sono semplicemente delle mensole decorative, quindi sopra ci ho messo dei libri di cucina, delle piantine ancora da rivedere, insomma devo ancora passare da Ikea o da altri posti per comprare delle cosine. Qui ho ancora dispensa, tutto lì sopra è tutto vuoto, raga, cioè posso mettere un botto di roba che non ho e sono contenta perché ci posso mettere un sacco di cose. E qui ho l'angolo cioè l'angolo strumenti da cucina, ho la mia friggitrice d'aria che uso tutti i giorni e ho il bimbi che mi hanno regalato i miei genitori per i miei 30 anni, ho il bimbi con cui abbiamo già fatto la pizza l'altro giorno ed è venuta squisita, quindi prevedo un sacco di ricettine con il bimbi. Tra l'altro, se volete magari una serie su Instagram di ricette col bimbi, perché no? Giù ho un sacco di dispensa, un sacco di cassettoni e questa è la mia cucina. E per la cucina, ragazzi, devo ringraziare il sistema abitativo. Che cos'è abitativo? Abitativo è appunto un sistema composto da 12 fasi che vi permette di realizzare la vostra casa dalla progettazione appunto alla realizzazione, al montaggio dei mobili, seguiti al 100%. Io infatti mi sono fatta seguire da Maion Desio e da Marica. Sono dei collaboratori di Abitativo, li trovate in tutta Italia, potete cercare sul sito di Abitativo, vi lascio giù nel box informazioni appunto i link. Attraverso le loro 12 fasi, Abitativo vi permette appunto di progettare e realizzare la casa dei vostri sogni, dall'arredamento al progetto illuminotecnico, all'assistenza di ristrutturazione se dovete fare una ristrutturazione, insomma. Quindi davvero, se avete intenzione di rimodernare casa, ristrutturare casa o personalizzare la vostra casa ancora di più, vi lascio giù nel box informazione il link di Abitativo, andate a dare un'occhiata, la prima consulenza è gratuita e poi vi manderanno ai loro collaboratori, insomma più vicini alla vostra casa. Noi ci siamo affidati appunto a Maion Desio e a Marica che ci ha progettato questa cucina e davvero top quality. E non solo la cucina però, perché con Abitativo abbiamo lavorato anche sulla camera da letto e su tutto il progetto illuminotecnico della casa. Qualche informazione la trovate anche nelle mie storie in evidenza su Instagram, quindi non esitate ad andare a cercarle appunto sul mio profilo. Anche i gatti si sono adattati alla cucina, a Maki piace saltare dall'isola al piano di là e fare tipo parkour. Vero Maki? Sì, lui è tipo parkour in casa ormai con questi 100 metri quadrati, 140 metri quadrati, per lui è un parco giochi. Comunque ragazzi, questa è la mia cucina, spero che vi piaccia, spero che possa essere appunto lo sfondo di tantissimi nuovi video qui su YouTube e su Instagram per il prossimo anno. Lasciate like a questo video se vi è piaciuto, sapete che un vostro commento fa sempre piacere. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e andate a vedere giù nel box informazione il link di Abitativo per avere tutte le informazioni. Io vi mando un grosso bacio, ma anche se sali sul piano cottura io ti spezzo le gambine. Quindi vero. Ciao, ciao raga. Ciao, 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 ciao.